Allora, ci troviamo al Teatro Romano di Ferento, di Viterbo. Adesso andremo a vedere, se non mi vedete potete girare con il mouse, questa è un video sferico, potrete godere chiaramente della vista del teatro, ci sono i lavori in corso perché stanno allestendo la stagione estiva che tra poco partirà. Adesso, questo è teatro. Adesso andremo a vedere una parte di Veneto che nessuno conosce, se non gli addetti ai lavori, quindi gli archeologi. Una parte inaccessibile dove non potete andare se non accompagnati, perché comunque è proprietà privata ed è pericoloso. Comunque sia, andremo a vedere l'anfiteatro di Ferento. L'anfiteatro di Ferento che è grande circa il doppio di questo teatro. Ed è qui, poco più giù, in mezzo alla campagna. Stiamo andando a vedere l'anfiteatro di Ferento, eh? Posto inaccessibile, proprietà privata, qui non si può venire, salvo noi, col permesso, permesso speciale. Del proprietario. Peraltro la strada per arrivarci è veramente pericolosa. Allora, telegoglio o tush life, uno dei due. Stiamo guardando l'area dopo il teatro di Ferento a circa 300 metri, dove poi all'interno della proprietà privata trova quello che rimane, ma strutturalmente all'interno del territorio che vediamo qua intorno c'è un anfiteatro e si vede chiaramente dalla forma che hanno preso, diciamo, le piante che hanno attecchito sulle strutture dell'anfiteatro romano. Nessuno ha mai fatto scavi qui, ma anche guardando dall'alto si capisce che è un anfiteatro. Si Non c'è capisce e si sa previsione di di scavi, scavi. Ripetiamo, assolutamente. non ci si può venire qui perché è una No, proprietà privata, nonché e accompagnati da anche noi, se non sì, con quelli di dai Acchioduscia che volontari vi di ci portano. Acchioduscia, sì, però da Da soli soli no. è meglio no, specialmente in questo periodo che vedete, insomma, l'erba Alta. è un po' alta. Che altro dire? È una delle tante cose che sono ancora sottoterra di Ferento. Simonetta, quanto è grande Ferento? Mi Allora, dicevi due Ferento, terzi di la sua Pompei. estensione come città romana sono circa 30 ettari. 30 ettari. E due terzi di Pompei, giusto? Mezza Pompei, Mezza Pompei. più o meno, Più o perché meno. Pompei, prima che il Vesuvio diciamo, la sommergesse con Erano 60 l'esplosione ettari. pirotecnica, 66 ettari, qui sono 30. Pompei aveva circa 20.000 abitanti e qui erano circa 10.000, quindi 10.000. anzi era più intensamente abitata Ferentum. Ferento, O Ferentium, Ferentum, che è il giustamente. nome originale, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Il Ferentium ovviamente viene dalla presenza, come nome diciamo latino, del ferro che si trovava anche in superficie. Delle miniere di ferro. Sì, le miniere vengono sfruttate fino al Medioevo. Poi va bene, ovviamente Dagli oggi non è più Etruschi fino al possibile. Medioevo. Sì, gli Etruschi. Dall'abitato di Acquarossa che sta dall'altra parte, Allora, giusto? sì, l'Acqua Rossa, l'abitato viene chiamato anche Ferento Arcaica, perché poi si trasferiscono per vari motivi, non sappiamo ancora di preciso perché, sul pianoro di Ferento, nel VI avanti Cristo. Che c'entro io chiaramente, parte che diciamo proprietario, fra virgolette, di Telegoglio, che c'entro io con la maglietta del bagnaccio? Perché ho smesso di lavorare poco fa al bagnaccio, ma la cosa importante è che da qui partiva la Ferentiensis e si congiungeva con la Cassia alle Acque Passeris che stanno là dove oggi c'è il bagnaccio. Sì, diciamo più o meno. Più o meno, occhio e croce. La via pubblica Ferentiensis, così prenderà il nome, collegava Ferento al porto di Serivola, diciamo a mezzo con degli altri diverticoli, 65 km circa di basolato, e sarà poi dal Bacucco,
5 km circa, diventerà poi il decumano massimo della città. Esatto. Ecco, questo... Se volete venire qui, ci venite con... Non qui. Qui, nel senso, qui è molto difficile se non accompagnati da Archeoduscia, col permesso del proprietario. Arrivederci!